Bentrovati a questo nuovo appuntamento con TicVan, il primo servizio grazie alla diocesi di Terni, Narni e Amelia. Intrecciamo speranza con il paese delle Aquile. In Albania, infatti, grazie alla Caritas Ternana, da tanti anni c'è l'ospedale della solidarietà, un'opera che si prende cura dei bambini affetti da gravi patologie che, non potendo essere operati nel loro paese d'origine, vengono curati in Italia. 150 quelli assistiti da quando l'ospedale è stato fondato. Nel rapporto di collaborazione c'è un progetto su cui si sta puntando tanto, Parla più forte, dedicato ai bimbi con problemi uditivi. Grazie alla collaborazione con le suore dell'Istituto Figlie del Divino Zelo è nato un centro d'eccellenza per la diagnosi precoce. Dopo la crisi albanese, dopo la storia dei boat people che sbarcarono in Puglia, siamo anche noi andati in Albania. La situazione che abbiamo trovato era una situazione drammatica e andando in Albania per la Caritas abbiamo subito visto che cosa potevamo fare per loro. Si è attivato un progetto che è diviso in tre settori: l'emergenza, la ricostruzione e l'accompagnamento, che è lo stile con cui Caritas Italiana opera. L'Ospedale della Solidarietà è nato nel 2000. Diciamo, ha iniziato con un bambino di 3 anni che soffriva, diciamo, aveva una malformazione renale, è stato portato qui a Terni, è stato operato e poi rimandato giù. E questi 20 anni siamo riusciti a far più quasi 200 interventi. Grazie all'8 per 1000 della CEI, da tutti questi anni che siamo in collaborazione con la Chiesa albanese, con il direttore della Caritas albanese, e la diocesi di Terni, Narni Amelia, è attiva nel portare i bambini in Italia, curarli, operarli, farli operare, e stiamo ancora progettando delle cose da fare insieme con loro. Siamo riusciti a far venire in Italia tanti bambini che hanno subito degli interventi, dalle scoliosi a bambini con malformazioni ortopediche, bambini con sindromi malformative multiple che comportavano sordità e altri problemi tipo un sequestro polmonare. Siamo riusciti per fortuna a fare parecchie cose e speriamo che una volta che sia finita questa pandemia di poter ritornare lì numerosi ad operare e cercare di fare del nostro meglio. Questo è un obiettivo importante, superare le colonne d'Ercole della sordità in qualsiasi parte del mondo per evitare la disabilità uditiva, per evitare l'isolamento, per evitare l'impoverimento intellettivo, per evitare quello che è la marginalizzazione, l'abbandono di persone che non possono, non hanno le possibilità di relazionare con altre persone. Dopo lunghi mesi di chiusura, la scuola di lingua italiana per stranieri finalmente è tornata in presenza. Sono ripartite a pieno ritmo le classi di lingua italiana per adulti, ma anche le attività di contrasto alla povertà educativa e i corsi di aiuto scolastico per i ragazzi. Un progetto molto importante che nasce dalla consapevolezza che capire e capirsi è il primo passo per un cammino di vera inclusione. Da
questa primavera abbiamo piano piano ripreso le attività in presenza per poi avere un vero e proprio, come dire, scoppio nel periodo estivo, perché le persone, i nostri utenti sono ritornati ad usufruire dei nostri servizi, quindi a partire dal periodo primaverile abbiamo ripreso le nostre attività ordinarie, quindi in particolare i corsi di lingua italiana per adulti e le attività extrascolastiche di supporto allo studio per gli alunni delle scuole del territorio in presenza. La ripresa in presenza ci ha consentito di rivedere le persone e di poter parlare con loro, comunicare con loro, e quindi è stato molto emozionante rivedere proprio i locali della sede di nuovo vivi e con persone che venivano per richiedere informazioni, per iscriversi alle nostre attività. Attualmente per quanto riguarda le attività di supporto allo studio e aiuto compiti rivolte ai ragazzini e agli alunni, diciamo, con background migratorio, abbiamo deciso di attivare i nostri percorsi 3 pomeriggi alla settimana, dedicando la prima parte del pomeriggio agli alunni che frequentano le scuole primarie e dedicando invece la seconda parte del pomeriggio agli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo grado e biennio delle scuole secondarie di secondo grado. Quindi parliamo circa di una ventina di bambini delle scuole elementari e una decina di ragazzi che frequentano invece medie e superiori. Per quanto riguarda invece le attività per gli adulti, al momento abbiamo attivi 9 corsi di lingua italiana che sono suddivisi per livello. In partenza abbiamo un corso di alfabetizzazione digitale destinato a donne migranti. Partiremo a breve e sarà tenuto da una nostra ex volontaria in servizio civile che ha competenze ha spiccate competenze informatiche e soprattutto è una ragazza che parla anche arabo, quindi questo ci consentirà comunque sia di rivolgere questa offerta magari anche a donne arabofone. Tempo fa un'azienda del territorio che si chiama Tangible ci ha donato dei computer, e questi computer li metteremo a disposizione poi delle donne durante il corso perché possano, insomma, sperimentare un pochettino e provare quello che, insomma, faremo durante il corso. Con il prossimo servizio restiamo a scuola, dove sono gli strumenti a diventare occasione di inclusione. A Carapelle, in provincia di Foggia, ad un bimbo ipovedente è stata donata una dattilo Braille che lo aiuterà a studiare e soprattutto a sentirsi ancora più partecipe delle attività didattiche della sua classe. Nelle matite colorate l'auspicio di un futuro che sia sicuro, lontano dal rombo di una guerra. Nella sagoma della bandiera italiana c'è l'oggi, che per questa famiglia scappata dall'orrore talebano vuol dire tranquillità. Adesso vivono qui, a quasi 6.000 km da Kabul, a Korato nel Barese, un paese che li ha accolti e che intende aiutarli a costruire quella quotidianità spazzata via dall'avvento dell'Emirato Islamico, grazie al SAI, il sistema di accoglienza e integrazione che è gestito dalla cooperativa Oasi 2. Il percorso di inserimento sociale sarà graduale e lento. Impareranno la lingua, si abitueranno a regole e ritmi di vita differenti e cercheranno di trovare un lavoro che possa essere vicino ai loro bisogni e ai loro sogni, perché lei in Afghanistan era un insegnante, lui un militare dell'esercito, e ora qui, oltre alla protezione, hanno trovato chi può aiutarli. Siamo solo un pezzettino, una piccola parte del percorso di vita di alcune persone che per tantissimi motivi diversi hanno avuto questa opportunità che gli permette di prendersi del tempo per ripensare al loro progetto di vita e scegliere autonomamente come continuare la loro vita fuori dal sistema dell'accoglienza.
E se qui nelle parole di volontari e mediatori culturali possono trovare conforto e risposte a esigenze legate alla vita di tutti i giorni, un pezzo di cuore è rivolto ancora a Oriente. Per il momento non sono sicuri, perché ancora che sono arrivati qua, ancora stanno nel sogno. Finché si svegliano di capire dove si trovano, ci vuole tempo. Significa che devono raggiungere altri familiari. Finché membri di famiglia manca, e questo significa un sogno che stanno vivendo. Accogliere non vuol dire solo dare una mano, significa anche imparare da chi cerca un futuro negli occhi degli altri. Lavorando con nei progetti SAI si impara tantissimo, si impara di tutto, si impara principalmente a stare in relazione con le persone, si impara a capire, a percepire anche da uno sguardo quelli che sono i bisogni e le necessità, si impara ad ascoltare anche quando è difficile comunicare, si impara a leggere dietro quello che c'è il parlare normale e si impara a stare in situazioni completamente diverse e si impara anche come accompagnare le persone nel territorio, che non sempre è un territorio accogliente, a volte anche il territorio ostile, quindi si impara anche a gestire queste situazioni. Don Albino Luciani sarà presto beato. Papa Francesco ha dato l'annuncio. Il miracolo legato ad una guarigione scientificamente inspiegabile avvenuta in Argentina e attribuita alla sua intercessione è stato riconosciuto. E così per il pontefice, originario di Canale d'Agordo, tra le montagne bellunesi, si apre la via della beatificazione. Una grande gioia per tanti fedeli in Italia e nel mondo. Ve lo raccontiamo nel nostro approfondimento. Le campane hanno suonato a festa non solo a Belluno, ma in molte chiese e cattedrali di tutto il Veneto all'annuncio di Papa Francesco del riconoscimento del miracolo avvenuto per intercessione di Don Albino Luciani, che ha aperto così la strada per il sacerdote originario di Canale d'Agordo alla beatificazione. A oltre un mese dalle parole del Santo Padre, in tutta la diocesi si respira un'atmosfera particolare. 18 anni è durato l'iter per la causa di canonizzazione di Papa Luciani. Abbiamo atteso parecchio tempo, anche se va detto a onor del vero che la causa di Papa Luciani non è stata né più lunga né più corta di altre. È stata un lavoro serio, coscienzioso, che ha richiesto il tempo che ha richiesto. Comunque dal 13 ottobre scorso abbiamo questa certezza che si va finalmente alla beatificazione. La prassi vuole che dopo il riconoscimento delle virtù ci sia anche una specie di validazione dall'eternità attraverso un miracolo attribuito al candidato. In questo caso un processo cominciato nel 2016 a Buenos Aires è arrivato a buon fine, perché è stato riconosciuto che una guarigione di una malattia particolarmente complessa non aveva spiegazione scientifica ed, essendo stata attribuita all'intercessione di Papa Luciani, viene riconosciuto il miracolo. Albino Luciani è una figura simbolo di umiltà, di dedizione al prossimo e di grande fede, che ha dimostrato da sempre un forte legame con il suo territorio, come testimoniato ad esempio dal ritorno alla casa natale di Canale d'Agordo che era solito fare. Ma tante volte si sottolinea questo suo essere montanaro, scarponi e cervello fino. Sì, aveva tutta la caratteristica nostra di essere un po' discreto, amare un po'... non amava mettersi in mostra, quindi quella sua umiltà ha delle radici bellunesi, però bisogna anche sottolineare che era molto preparato per il ruolo al quale è stato chiamato, si era formato, aveva competenze e conoscenze che in effetti nel breve pontificato si sono dimostrate valide. Un pontefice rimasto nel cuore della gente, che ancora oggi lo ricorda come il Papa del Sorriso. Papa Giovanni Paolo I fu eletto il 26 agosto 1978 e il suo pontificato fu tra i più brevi nella storia della Chiesa. Al di là della,
della lunghezza è stato comunque significativo perché ha posto dei segnali che hanno fatto storia. Cominciare dalla scelta del nome, il doppio nome, che è la prima volta nella storia della Chiesa, che comunque voleva essere un arco tra i due papi che l'avevano preceduto nel segno del Concilio, quindi quella scelta non era una scelta così estemporanea. Chiaramente l'ha fatta sul momento, ma l'ha fatta con cognizione di causa. Preziosi i suoi insegnamenti. Ma ce ne sono tanti. A me, io ne sottolineerei due oggi per l'attualità. Uno è quello della giustizia, la giustizia sociale. Luciani andrebbe ricordato anche in questo suo interesse verso le problematiche sociali, erano i problemi sindacali degli anni 60 e 70, lui c'è stato, era sempre presente sul pezzo. E un altro aspetto che desidero e mi piace sottolineare è la sua lealtà al Papa, quando non era Papa evidentemente. Lui, anche a costo di fare un passo indietro, però diceva: se il Papa dice una cosa, è il Papa che parla, e quindi non mi piego, ma insomma riconosco che c'è una comunione ecclesiale che vale prima della mia testa. Il pontefice veneto è dunque ormai prossimo alla beatificazione e ora si attende soltanto di conoscerne la data, che sarà stabilita da Papa Francesco. Intanto fra i fedeli la gioia è palpabile. Io sono felice perché ho sempre ammirato Papa Luciani, amo il paese dove è nato, è stata una persona che mi è piaciuta tanto. Sono molto felice perché penso che la storia ci ha reso questo onore e anche alla città di Belluno. Don Albino, come erano solito chiamarlo i bellunesi, è in realtà una figura particolarmente amata anche al di fuori dei confini nazionali. È la cosa che sorprende e che posso attestare nel ruolo che rivesto oggi anche di direttore del Centro Papa Luciani, una continua richiesta di informazioni, di oggetti, di reliquie, di cose che vengono in modo particolare dal Brasile, dal Messico, dalle Filippine, anche dagli Stati Uniti d'America, quindi c'è un interesse globale. Finisce qui anche questo nostro appuntamento con TikVa, le nostre storie di speranza vi aspettano la settimana prossima.